Sì, bentrovati a tutti, a tutte, una nuova puntata di Non di Solo Pane. Ci sarebbero tanti argomenti da approfondire, c'è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, per noi qui nella diocesi di Novara c'è la festa di San Gaudenzio il 22, ma daremo un po' di spazio proprio al 22 gennaio, sono 2 anni dell'entrata in vigore del trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Sentiremo Papa Francesco, qualche brano dei suoi discorsi di novembre 2019 a Hiroshima e Nagasaki, e poi ovviamente daremo spazio anche al nostro Don Angelo che ci commenta sempre in modo piacevole, brillante e profondo il Vangelo che ascolteremo domenica. Però andiamo subito ad ascoltare, così entriamo nel merito, ad ascoltare Papa Francesco cosa ha detto delle bombe nucleari quando era stato appunto novembre 2019 a Hiroshima. In mezzo alle numerose nubi che oscurano il cielo del nostro tempo, leviamo il grido mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza. L'uso dell'energia atomica a scopi bellici è immorale, come lo è il possesso delle armi nucleari. Dal Memoriale della Pace di Hiroshima, costruito lì dove 74 anni fa esplose la bomba atomica, il tributo di Papa Francesco alle vittime di quel 6 agosto 1945 si fa tutt'uno con la testimonianza di chi, sopravvissuto alla tragedia, ha sopportato con forza e dignità, sottolinea il pontefice, le sofferenze più acute nel corpo e i germi della morte nell'anima. Aquí de tantos hombres y mujeres, Qui de ricorda di tanti sofrencia y uomini e esperanza, donne, dei loro sogni e speranze, in en medio mezzo a de un una bagliore di guerra fuoco, tan non è rimasto brutal, altro che ombra e no ha silenzio. quedado más que sombra y silencio. En apenas un instante. Appena un Todo fue istante, tutto devorado venne divorato da da un un buco nero agujero di negro distruzione di e morte. distruzione e morte. Francesco vuol farsi voce di coloro che guardano con inquietudine e angoscia le crescenti tensioni di oggi, le disuguaglianze, le ingiustizie, ma anche il ricorso continuo e spasmodico alle armi. Con convicción, deseo reiterar que el Con uso convinzione, dice, dell'energia desidero atomica ribadire che con l'uso fini di dell'energia guerra atomica per fini di guerra es è hoy oggi più más che que mai un nunca crimine, non un solo contro l'uomo e la sua non solo dignità, contro ma l'uomo e contro la ogni sua possibilità dignità, di futuro nella nostra casa sino contra comune. toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía L'uso atómica dell'energia con atomica per fines fini di de guerra guerra è es immorale. inmoral, como asimismo es inmoral la Come è possessione immorale delle il armi, possesso delle armi atomiche, come ho detto como 2 anni padre fa. dije Saremo hace dos giudicati per años. questo. Seremos juzgados por esto. Questo era Papa Francesco a Hiroshima. Perché lo abbiamo detto? Perché appunto il 22 gennaio del 2021 è entrato in vigore il trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Ne abbiamo parlato tanto e perché ne riparliamo? Perché questo trattato è stato firmato da una sessantina di stati per ora, compreso lo Stato del Vaticano, ma non è stato firmato dall'Italia. Anzi, la cosa ancora più tragica è che, lo ripetiamo, a Ghedi e ad Aviano, Ghedi vicino Brescia, Aviano in Friuli, provincia di Pordenone, ci sono già bombe nucleari che non sono italiane, sono americane. E stanno arrivando adesso le nuove bombe B-61-12. Mentre ricordiamo Hiroshima, mentre ricordiamo la follia della guerra, invece che metterle al bando, le miglioriamo, le aggiorniamo. E come già detto, i nostri tragici F-35 prodotti assemblati a Cameri sono predisposti proprio per il trasporto delle B-61-12. E allora non basta dire ah, la guerra è una cosa brutta, oppure guarda che tragedia, vedremo tra poco nel servizio di Nagasaki l'immagine di quel bambino con sulle spalle il fratellino morto e lo sta accompagnando al forno crematorio. Siamo a Nagasaki quando scoppiò la bomba 9 agosto 45. Non basta dire che orrore.
se poi in realtà prepariamo le condizioni perché questo possa succedere ancora. Allora rilanciamo anche da qui l'appello: Italia, ripensaci, Italia, aderisci al trattato, metti al bando le armi nucleari. Fa di tutto per cominciare a toglierle dal proprio territorio. Lo abbiamo rilanciato, lo abbiamo anche documentato anche nella marcia ad Altamura del 31 dicembre. E rinnoviamo quindi l'impegno. Io l'avevo fatto anche in occasione del premio che mi era stato dato a Omegna, Sant'Ambrogio l'anno scorso, l'appello perché Omegna, città di Rodari, e coinvolgesse anche un po' tutta la gente, tutti i comuni della zona, si facesse promotrice di un impegno per la pace, per dire abbiamo anche noi deciso, deliberato di chiedere all'Italia di mettere al bando le armi nucleari. Con la guerra non si scherza. E allora, come dicevamo già anche la scorsa puntata, ci rivolgiamo anche al nostro ministro Crosetto piemontese, perché faccia leva sul governo su questo. È chiaro, è faticoso e non è che abbiamo tantissime speranze, ma noi dobbiamo insistere in tutti i modi e rivolgo anche questa puntata, come fatto la settimana scorsa, al ministro Crosetto di spiegarci, di rispondere perché è andato in Azerbaigian in questi giorni. Proprio una mia amica armena mi ha chiamato poco prima di iniziare oggi, venerdì 20, questa registrazione. Questa amica armena mi ha parlato, appunto, mandato la documentazione della tragedia dell'Orlo. Siamo sul baratro non solo di una guerra tra l'Azerbaigian e l'Armenia, ma l'Armenia rischia di entrare in un altro sentiero di olocausto. Centinaia di migliaia di persone rischiano di essere uccise e noi, a quanto pare, dovrebbe essere il ministro a smentirlo, come Italia, come governo, siamo andati a incontrare invece il governo dell'Azerbaigian. Allora vogliamo la pace o vogliamo la guerra? Facciamo accordi per continuare la guerra o per finirla e vogliamo davvero seminare pace? In questa prospettiva la tragedia dell'Ucraina non ha parole, pensando al dolore, non nascondo la mia preoccupazione, vorrei anche dire, se posso, la mia indignazione, leggendo che al Festival di Sanremo ci sarà il presidente dell'Ucraina. Io credo che dovremmo ricordare il gesto di Papa Francesco quando ha invitato al Venerdì Santo a portare la croce a una donna ucraina e una donna russa, ma invitare su un palco così importante che fa opinione e che rischia di modificare l'opinione pubblica, invitare il presidente dell'Ucraina, che temo chiederà nuove armi, chiederà all'Italia di essere coinvolta, chiederà che anche noi entriamo in guerra. E questo piano piano è un lavorio a cui stiamo assistendo, anche se gli italiani non vogliono la guerra e molti sono contrari anche all'invio di armi. Certo che se Zelensky trova il palco di Sanremo, davvero le speranze di pace diminuiscono sempre di più. E non perché sono filo putiniano, già più volte abbiamo spiegato questo nastrino. E anche la denuncia delle armi vendute a Putin e poi anche a Zelensky. La paura è che con la guerra molti fanno guadagni e infatti, non voglio dilungarmi, ma l'altro giorno è stata giocata la partita Inter Milan, ha vinto l'Inter 3-0. Non ho visto nessuna indignazione, non tanto sull'arbitraggio, ma sul fatto che è stata giocata a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che bombarda lo Yemen anche con le bombe italiane. Se andate sul sito di Mosaico di Pace o sulla mia pagina Facebook trovate l'articolo, dove ci sono soldi si chiudono gli occhi di fronte alla tragedia della guerra. Ma volevo anche segnalarvi, prima di lasciare lo spazio
al nostro Don Angelo. Sulla stampa proprio di oggi, 20 gennaio, c'è questo articolo di Monsignor Bettazzi, che ricordiamo compiuto 99 anni, già presidente di Pascristi. La non violenza è più forte del pacifismo, Gesù escludeva le guerre difensive. Era in risposta di un articolo di Vito Mancuso sulla stampa di lunedì scorso, 16 gennaio, chi vuole le può andare a leggere, a trovare. Credo che sia bella e interessante questa riflessione in questo clima di cultura di guerra a cui assistiamo. E allora io lascio per una parola di vita e di speranza proprio la linea al nostro Don Angelo. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Questa è una delle espressioni che ascolteremo nella liturgia della parola di questa domenica. È un'espressione che abbiamo già ascoltato nel giorno di Natale, un messaggio importante e forte. A me piace molto questa espressione del profeta Isaia, perché ci ricorda che davvero noi camminiamo sempre in un mondo che è fatto di tante tenebre. C'è buio di ogni tipo, c'è buio nei rapporti umani, c'è buio nella società, c'è buio nella gratitudine, c'è buio laddove ci dovrebbe essere un senso di responsabilità, di fratellanza, di capacità di camminare insieme. Ma per quanto buio ci sia, e questo buio in questi giorni abbiamo visto essere anche contrassegnato da violenza, da tanta rabbia, da tanta cattiveria che riscontriamo nel mondo, fortunatamente c'è anche una luce. A me piace molto nel giorno dei battesimi indicare come quella piccola luce di una candela sia sufficiente per respingere un buio. Chi di noi non ha avuto paura del buio da piccoli? Beh, ci voleva una piccola luce o che passava dalla finestra o che si accendeva in camera per allontanare quel buio e quella paura. E allora forse nel mondo di oggi serve davvero luce e sapere che anche noi possiamo essere portatori di luce per gli altri e che gli altri lo sono per noi. Sta solo a noi non lasciarci guidare dal buio, non lasciare che dentro di noi entri questo buio che scava e lavora, generando gelosie, cattiverie di ogni tipo, ma invece lasciandoci conquistare e guidare dalla luce, che è sempre un messaggio importante. In questi giorni, mentre tutti parlano delle vicende di Palermo su Matteo Messina Denaro, è giusto anche ricordare, l'avrete già fatto anche tu, magari Don Renato o Don Giorgio, che è morto anche Fratel Biagio, un uomo che per 30 anni, guarda caso lo stesso lasso di tempo, invece ha dedicato la sua vita per gli ultimi, per i poveri, per i semplici. C'è anche un bel film che ne racconta la vita, le scelte radicali, e come sempre la luce respinge ogni forma di buio. E allora seguiamo la luce e non seguiamo il buio. Ecco allora, grazie anche a Don Angelo, chiudiamo qui questa puntata. Buona festa di San Gaudenzio a tutti, buon anniversario per la messa al bando delle armi nucleari. Un saluto da Don Giorgio, da Don Angelo, dal sottoscritto.